Buonasera a tutti, benvenuti soprattutto a chi è su questo palchetto, diciamo, che appunto stasera ci darà qualche testimonianza che abbiamo voluto insieme a Maria Teresa quando abbiamo pensato a fare la locandina di questa event. Cioè, pensando a quello che volevamo scrivere, Maria Teresa ha pensato interventi e testimonianze, che è quello che vogliamo un pochettino ascoltare questa sera. È un evento che parte, diciamo, con l'idea di parlare di restanza, di paesologia, di cura dei luoghi, e abbiamo, come dire, questo voglio che sia un primo approccio, no? Su questo, in questo ambito, perché quello che credo dobbiamo fare è cercare di valorizzare il più possibile quelle che sono le eccellenze locali, quelle che sono le risorse del nostro territorio, facendolo anche in questo modo, con questo tipo di eventi che poi saranno anche trasmessi sulla nostra pagina Facebook, quindi che raggiungeranno sicuramente un numero elevato di utenti, anche perché la nostra pagina Facebook sta crescendo, quindi poi penso che Eugenio su questo c'è anche qualcosa. Ultimamente, come dire, l'online sta andando molto, i consigli comunali sono sempre deserti, non da parte degli amministratori, da parte del pubblico. 2, massimo 3 spettatori, compreso il maresciallo e il vigile, quindi, però le visualizzazioni online poi sono sempre tante, quindi purtroppo dobbiamo abituarci a questo, quindi gli eventi sono sempre, diciamo, una chiacchierata tra amici, ma poi grazie a questi strumenti riusciamo ad arrivare un po' dappertutto. Però diciamo, ecco, sì, quindi io volevo, diciamo, soltanto fare un saluto su questa amministrazione e ringraziare Michele che si è impegnato, ecco, per far sì in qualche modo, per raccogliere le persone che sono qui, e non voglio dilungarmi perché io voglio prima ascoltare quello che verrà detto dalle altre persone che sono i nostri ospiti, e poi eventualmente successivamente è probabile che qualche altro intervento da parte mia ci sarà, forse anche qualche domanda. Quindi al momento passo la parola a Michele. Buonasera a tutti, benvenuti a chi è qua con noi. Io continuo a preferire la dimensione del vis-à-vis piuttosto che alla dimensione online, però un saluto anche a chi ci segue online, speriamo siano in tanti. Intanto ringrazio Ilario, Eliana, Eugenio, che questa sera hanno consentito a portarci le loro testimonianze, ed è una cosa che ci fa moltissimo piacere. Voglio ringraziare soprattutto, non me ne vogliono gli altri che sono del paese, Ilario, che con questo tempo particolare si è imbarcato la cosa, si è imbarcato è la parola giusta. Però egli è uno ionico, quindi sa governare i flutti. Mi anticipava Daniele che insomma avevamo deciso di fare una serie di eventi su questo tema. La parola sta diventando abusatissima, viene usata per definire un pochettino qualunque cosa che poi abbia a che fare con il fare proprio nel senso pratico del termine nei nostri piccoli paesi, non uso borghi perché borgo è un'altra cosa, e quindi questa parola è chiaramente un po' usata, però prendiamo il lato positivo. Il lato positivo è che il libro del professor Teti ha dato, diciamo, un nuovo punto di vista su queste attività, sulla voglia di fare, e non può che questo essere positivo. Poi che si finisca nelle commedie all'italiana citato, o che si finisca su Propaganda Live, questi sono effetti collaterali della notorietà. Prossimamente, probabilmente nel mese di ottobre, avremo qui, insomma, il professor Teti,
estate, perché lui d'estate si sottopone a un vero e proprio tour de force, addirittura con più eventi durante il giorno. Lo conosciamo bene, sappiamo che questa cosa non gli fa bene, preferiamo che magari, se debba essere una giornata dedicata al suo pensiero, lo vogliamo fresco, e proprio anche perché non ha poi mica scritto solo di Restanza, di Toberti, anzi penso gli dia anche fastidio il fatto che si riduca tutti i suoi studi unicamente al concetto di Restanza, solo una piccola parte. Voglio cedere subito la parola ad Eliana, la presento velocemente. Eliana Godino è di base una fotografa, poi però si è specializzata anche in comunicazione, ha un'agenzia di comunicazione in questo paese, Freelea, ed è un'agenzia che lavora molto, il che dimostra che si può essere produttivi e attrattivi per un mercato che non è chiaramente tutto di Santa Sofia, anche essendo di base qui a Santa Sofia. 2 anni fa Eliana ha fatto un libro in prevalenza fotografica. Questo libro, si chiama Eccellenze del Sud, ritratti del Sud, ed è una raccolta di eccellenze calabresi, nel senso di persone che hanno dato alla Calabria come immagine e anche come ritorno economico. È un libro che è stato pubblicato da Lopettino, sta andando molto bene, Eliana sta partecipando a molti premi, a molte presentazioni, quindi non si spegne l'onda lunga di questo libro, nonostante ormai sia un anno che sta significando. Complimenti ancora, ti lascio subito la parola, prego. Un'ultima cosa. Questa sera mi sarebbe piaciuto avere qui anche una persona che fa il pubblico con la sua attività, che è mio cugino Peppe, ma il governo attuale ha deciso che la sua attività era equiparabile allo spaccio di droga. E quindi non possiamo averlo con noi, altrimenti avremo un pregiudicato sul spaccio di droga. Prego. Buonasera a tutti, voi che siete qui presenti, anche se siamo in pochi, facciamo una chiacchierata, va bene così, l'importante è che pochi ma buoni, di cosa sempre io. Per chi non mi conosce, soprattutto i ragazzi che sono venuti da fuori, io sono Eliana, come diceva Michele, sono stata tra le prime ad andare via da Santa Sofia, questa cosa la dico sempre, mi piace anche raccontarla, nel senso che quando nasci in un posto come questo ti senti in un certo senso di aver già perso, senti di non avere delle opportunità, ti senti anche un po' abbandonato perché magari gli mancano dei servizi, poi magari ci sono in città, è normale, no? In un paese è così. Quindi la prima cosa che ti viene la volontà di fare è prendere la patente per avere la possibilità di spostarti. Quindi sì, quello è stato il primo desiderio di evasione, prendere la patente. Poi subito dopo andare a studiare a Roma, all'Accademia delle Belle Arti di Roma. E subito dopo essermi laureata all'Accademia ho avuto questo sentimento di voler tornare. Nonostante tante persone mi dissero tu sei pazza, perché non rimani a Roma, hai tante opportunità, l'opportunità ti assicuro che c'erano. Però sentivo forte questo desiderio di voler tornare, di voler far crescere la mia attività e comunque far proseguire la mia vita qui a Santa Sofia, qui dove l'ho cresciuta. E non è facile, perché molti dicono che ci vuole coraggio per andare via. Sì, è vero, per l'età ci vuole il coraggio per andare via, ma ci vuole anche il coraggio per poter tornare. Il vero coraggio è tornare, secondo me. Dipende dai punti di vista, però è tanto difficile lasciare una città grande come Roma per tornare in un paese di 2500 abitanti, dove sappiamo bene come funziona.
non solo a Santo Spirito, ovviamente in ogni paese, qui anche limitrofo, siamo tutti sulla stessa barca, come si suol dire, per quanto riguarda i servizi, ma è normale, uno sceglie di vivere qui, di vivere in questa realtà. Alvaro diceva: io amo questa terra e perché l'amo non lo so. Ed è un po', secondo me, il pensiero che contraddistingue tutti noi calabresi. Noi l'amiamo la Calabria, ma non riusciamo a spiegarcelo perché l'amiamo, probabilmente per quel sentimento di sentirci a nostro agio qui. Dipende da tanti fattori, però non è neanche giusto, secondo me, dire che qui è tutto bellissimo, tutto perfetto, perché non è giusto, dobbiamo vedere la realtà dei fatti. Quindi sì, la Calabria è bella, però ci sono tante problematiche. Criticità, esatto, molte criticità. Sicuramente la prima criticità è lo spopolamento. E lo spopolamento lo viviamo giorno per giorno. Io per esempio ho tante amiche che vivono fuori, quindi io qui alla fine sono rimasta praticamente quasi da sola con le persone con cui sono cresciuta, no? Ho altre amicizie che poi ho fatto nel corso degli anni, però tante amicizie sono andate via. Anche mia sorella per il discorso lavorativo ha dovuto lasciare questo paese, quindi questa si vive come una vera e propria lacerazione, come un dolore. Però quando si parla di restanza, anche come ha spiegato il professor Tetti, io sono stata insieme a Michele a casa del professore, lui ci ha parlato a lungo della sua vita, della sua biografia, delle sue esperienze, e lui dice che il discorso di restanza è un po' come una sorta di responsabilità, una responsabilità che noi abbiamo. Noi abbiamo la responsabilità di creare un qualcosa qui dove siamo rimasti, quindi abbiamo la responsabilità di lasciare un posto migliore magari di quello che abbiamo trovato. Come? Nell'esempio, creando appunto delle possibilità, delle attrazioni, le chiamo attrazioni ma può essere qualsiasi cosa, cioè può essere un semplice hobby, passatempo da fare insieme agli altri. La possibilità di lavorare. La possibilità di lavorare, certo. Quindi noi abbiamo sicuramente la responsabilità, sì, del fatto di essere rimasti, ma dobbiamo viverlo sempre come se fossimo degli stranieri, nel senso che non ci dobbiamo rinchiudere tra quattro mura e rimanere lì dentro. Purtroppo chiudersi in quattro mura poi ti porta ad annoiarti. Io per esempio, devo dire la verità, il libro l'ho concepito in un momento molto particolare, nel momento in cui c'era il Covid ed ero chiusa dentro casa e stavo impazzendo, quindi da lì la noia mi ha portato a creare delle cose, perché quello è stato un periodo in cui noi fotografi siamo stati molto fermi, non potevamo uscire, non c'erano le feste, non c'erano gli eventi, non c'era praticamente nulla, assolutamente nulla, quindi le cose ce le dobbiamo creare, non dobbiamo rimanere chiusi in casa, restiamo ma facciamo qualcosa, restiamo ma creiamo attraverso l'arte, attraverso magari degli eventi che possono riguardare l'arte, oppure semplicemente educando i nostri ragazzi, i nostri bambini al senso civico e al rispetto della natura. Io per esempio ho mio figlio che è completamente fissato con la raccolta differenziata. Ne ha avuto prova. Quindi lui, cioè è importante secondo me far crescere i bambini con un senso civico che sì, noi avevamo, però siamo vissuti in un'altra epoca, diciamo, siamo vissuti in un'epoca negli anni 90 in cui comunque uscivi di casa c'era tanta gente, non c'erano ancora i social. Tu camminavi per strada, ti fermavano, parlavi, sì, c'è ancora oggi, però non è come prima, assolutamente. E penso che questa cosa ne soffriamo tanto noi, ma non ne soffrono le nuove generazioni, perché loro sono nate già con il discorso che il paese era già spopolato, già non c'era praticamente nulla, quindi loro sono già vissuti che la socialità era sui social, diciamo così. Quindi io direi che noi abbiamo assolutamente la responsabilità di creare le motivazioni per tentare di far rimanere anche altre persone proprio come abbiamo fatto noi, e quindi dare un esempio di positività. Grazie Eliana, volevo solo farti una domanda a proposito del libro, poi sì, passiamo ovviamente la parola ad un altro. Dopo la pubblicazione del libro, ovviamente a parte le presentazioni che sono state fatte in Calabria, che sono state, sì, tantissime,
reazioni da fuori regione sul libro e soprattutto sulle motivazioni che tu avevi espresso chiaramente, cioè diciamo avevi giocato a carte molto scoperte, anche sulle motivazioni che ti hanno portato a fare il libro. Sì, allora io la prima volta ero completamente spaventata perché la prima presentazione al di fuori della Calabria si è svolta a Padova, quindi in un ambiente padovano, sappiamo bene come funziona, ero un po' spaventata, cioè non sapevo come se ero accolta, se ero vista bene, però devo dire che è andata alla grande, la sala era colma, era piena di gente e le persone dal pubblico continuavano a fare domande. Quindi significa che veramente sono stati comunque stimolati da questo argomento. E nonostante io comunque abbia base a Santa Sofia e lavoro a Santa Sofia, il mio studio qui, ho la possibilità di spostarmi, quindi non è detto che se una persona, io questo magari voglio dirlo soprattutto ai giovani che ci seguono in live, se avete un desiderio di creare qualcosa qui nel vostro paese o nei vostri paesi, non abbiate paura di farlo, perché se avete la passione di creare un qualcosa, proprio attraverso quella passione sicuramente potete riuscirci. Io non mi sarei mai aspettata che attraverso questo libro sarei andata al Salone Internazionale del Libro a Torino, sarei andata al Senato della Repubblica a Roma, o per esempio una grandissima presentazione all'Unica con la presenza di Gottlob, quindi veramente sono state tutte cose inaspettate che sono arrivate da sole, senza chiedere nulla. Inaspettata e bellissima, certo, perché poi ogni esperienza mi ha regalato qualcosa, mi ha donato qualcosa, mi ha fatto anche crescere emotivamente, quindi sono stata veramente ancora più felice di aver fatto questo libro. Tant'è che anche ad ottobre, adesso partiremo il 9 ottobre con Amalia Bruni, andremo a presentare il libro in Svizzera, a Lugano. Quindi stiamo anche oltrepassando i confini nazionali, chi lo sa. Mi hanno anche intervistato a Toronto, una televisione italiana di Toronto, si chiama Easy TV, un primo programma che è dalle 20 di sera, praticamente, quindi seguito da molti italiani. Chi lo sa, vediamo, non faccio programmi e attendo quello che viene con tutta la felicità e la gratitudine per aver fatto questo lavoro. Grazie. Grazie a te. So chi vuole, un genio o un Dario? Io farei la precedenza all'ospite. Ok. Dario è uno dei miei migliori amici, siamo legatissimi da circa 20 anni, ci conosciamo, giochiamo a pallone insieme, andiamo per concerti insieme, insomma passiamo del tempo insieme. E tempo fa con altri 4 amici, 3 amici, ok, ha avuto l'idea di, insomma, di coniugare la passione per la musica con la possibilità di avere un'attività lavorativa propria. E questo si è tradotto poi nella nascita di Southbound Press. Southbound Press, che si trova nella zona industriale di Rende, è una fabbrica. Prima gli chiedevo se il termine fosse giusto, me l'ha confermato, è giusto, okay, quindi lo uso un'altra volta. Una fabbrica dove vengono pressati i vinili e incisi, e viene curata, diciamo, tutto l'aspetto che può esserci dietro un disco, dalla grafica all'incisione e poi quindi anche alla consegna di un prodotto finito. I vinili, gli LP, a differenza dei CD, delle cassette, dei supporti digitali, hanno la particolarità di essere delle vere e proprie opere. Certo, magari non opere d'arte, per cui entreremo in un discorso sulla riproducibilità tecnica, su Walter Benjamin, stiamocene fuori, direi. Però ecco, sono oggetti sicuramente che, oltre all'utilità dell'ascoltare la musica in un certo modo, con una certa qualità, c'è anche un lato estetico che non è trascurabile. Lascio subito la parola a Dario, che ci spiega un attimino cosa fa Southbound Press e quali sono state le motivazioni che ovviamente hanno portato alla nascita di Southbound Press. E lo ringrazio ancora una volta per essere qui e anche sempre. Grazie mille. Allora,
buonasera, mi presento, sono Ilario Musco, sono in rappresentanza della Southbound Press, sono uno dei quattro soci. Niente, dove cominciare? Tutto parte dalla passione per la musica, da una passione comune con degli amici. E niente, a un certo punto ti fai grande, diciamo, no? E devi trovare una via nella tua vita. Diciamo un po' forte, però, cioè come se fosse obbligatorio, no? Non è così, però comunque vuoi fare qualcosa che ti rappresenti. Io faccio il musicista, tu lo sai, da 20 anni. Quindi, tornando al discorso di prima, io tramite la musica ho avuto la possibilità di entrare in Italia, lo faccio tuttora, e anche il fatto di aprire questa azienda alla soglia quasi dei 40 anni mi fa rimanere legato a questa mia passione, al fatto, giustifica il fatto che io ancora sia un musicista. Mi sono dato belle soddisfazioni con la musica, non ho mai avuto, diciamo, fama internazionale o cose del genere, però mi basta farlo sostanzialmente. Qualcosa di bello è venuto fuori in questi 20 anni. Una di queste cose è la Southbound Press. Mi ricordo ancora il periodo pre-Covid, parlando con Luigi Postrago, uno dei soci della Southbound, che ha un'etichetta discografica, Records, si occupa di punk rock o comunque quell'ambiente affini, trovandosi a dover produrre per i suoi artisti sostanzialmente dei dischi, quindi andare altrove a stampare dei dischi in Polonia, in Germania, anche perché in Italia di aziende una storica che era quella che stampava negli anni 60, che ha riaperto nei primi anni 2000, quindi ha colto la polvere per gli impianti, aveva potenza economica per ampliare e ha ripreso sostanzialmente dove aveva lasciato. Quindi i clienti di questa azienda sono Sony, Warner, cioè le multinazionali della musica sostanzialmente. Quindi dei poveri disgraziati sostanzialmente che avevano la band del paese o anche nazionale, che comunque avevano mire modeste, cioè venivano messi in coda, lasciati stare, cioè vabbè dai, i tuoi 500 dischi che sono neanche briciole per noi, li stampiamo boh, tra un anno, tra due anni, non lo so, poi se arriva qualcosa di più grosso slitterai ancora. Allora, un pochettino dalla passione che avevamo per questo supporto, che è il vinile, e anche per dire cavolo, ma senso di giustizia, è così difficile stampare dei dischi, cioè ora li stampo io, cioè è proprio andata così, esattamente così. Quindi ci siamo riuniti, abbiamo cominciato a fare un po' di studio, capire come si tira su un'azienda del genere, perché è sì un'azienda, c'è sì una pressa idraulica che fa dischi, ma poteva fare boh, non lo so, qualsiasi cosa. Funziona come sempre funzionato, ma come si fa? A chi ti rivolgi? Vai a vedere un'azienda dove? A Milano, sì, non ti fanno neanche entrare. Cioè, insomma, il discorso è tutto. Quindi fai lo studio, cerca di capire come si tira su questa azienda, come si fa a regola d'arte per fare quel tipo di lavoro, no? Ok, ci stiamo, abbiamo capito, sappiamo, abbiamo individuato la macchina, perché poi la cosa è che oggi le macchine sono sostanzialmente uguali a quelle degli anni 60, ma fatte con concezione moderna, quindi molto più sicure, molto più performanti, con consumi ridotti, insomma, facciamo un po' di ricerche e poi ci lanciamo in quello che è l'impresa dei bandi, dei fondi pubblici, dei bandi, che devo dire la verità è stata una bella lotta. Siamo riusciti a portarla a termine perché siamo dei ragazzi, siamo mediamente istruiti,
abbiamo forze di volontà, altrimenti io, cioè non lo so, capisco perché tutti quanti ci diciamo sì vabbè, con quest'ente con cui state facendo questo percorso la percentuale di fallimento è praticamente al 90%, cioè molte aziende neanche arrivano a portare a compimento il bando, perché ti devi scontrare con quelle che sono delle cose assurde sostanzialmente. Cioè, mi viene in mente una delle cose, una cosa sciocca, che però è stato davvero uno sfoglio grosso. Stavano aggiornando tutte le vie del comune di Rende, quindi avevano abolito le frazioni, se non sbaglio. Quindi noi avevamo, devi presentare le vie, no? Dove hai l'azienda, dove hai fittato il capannone, tutto questo, poi mettiamo l'indirizzo, dopo un po' di tempo ci dice guarda la pratica è bloccata perché il vostro indirizzo non esiste. Come non esiste, c'è un cartello, c'è un nome. Un cartello ti blocca tu. Sì, arriva la posta, insomma, esiste, cioè su Google Maps c'è, sì, ma questo nome non esiste più. Quindi devi andare al comune di Rende, far cambiare una via, far cambiare il nome a una via, cioè è assurdo, cioè ho dovuto far cambiare il nome a una via di Rende, ma perché lo devo fare io? E questa è una delle tante cose, cioè sì. Non sto qui a elencarla perché sarebbe potrebbe passare la serata a togliere la parola agli altri e essere prolisso. Ma questa è tutta la burocrazia che sta dietro questa storia, è stata terribile. Superato questo scopo, arrivati a marzo, riusciamo finalmente a dare il via all'azienda, che essendo sostanzialmente l'unica azienda da Lodi in giù, credo, che produca dischi, è la terza, quarta in Italia, poi ci saranno degli amatori, sì, gente che ha acquistato le macchine, le tiene, però ad uso personale sostanzialmente, che non fa attività. Riusciamo a far partire questa azienda qua ed effettivamente scopriamo, già avevamo capito, che il mondo del vinile, per quanto con lo streaming, guardate, ricopre una percentuale modesta di quella che è la musica, cioè di quelli che sono i numeri della musica nazionale e non, ma ha un zoccolo duro molto grosso, e quindi gli appassionati danno ragione, insomma, giustificano un investimento del genere. Quindi il discorso poi è che questa cosa ti porta ad andare fuori, a lavorare fuori, a non lavorare soltanto in città, ma le realtà che ti stanno vicine. Poi io e Luigi in particolare lavoriamo con la musica da tanto tempo, quindi siamo riusciti a tirare dentro tutta quella, stiamo tirando dentro tutta quella che è la nostra esperienza in questo campo. Cose bellissime, magari ristampare dei dischi di artisti che hai amato, e quindi la gioia di dar vita questo prodotto, dice, ma questo è un disco dell'artista, cioè l'ho ascoltato non so quante volte, questo disco lo sto facendo io, e questo è molto bello. Poi ci porterà fuori, ci stiamo lavorando anche fuori dai confini nazionali, in Europa, in America, andremo in Olanda a fare un making vinyl, che è sostanzialmente un incontro con tutti gli addetti ai lavori, tra stampatori, produttori, musicisti, insomma, è un ambiente dedicato a questo mondo dove lì vai a sostanzialmente a farti conoscere, a conoscere e a ampliare i tuoi orizzonti. Tutto questo da cosa, tornando all'inizio, cosa facciamo? Io sono una persona che in realtà si è già spostata da casa sua, io sono originario di Cavogna Marina, provincia di Reggio Calabria. Mi sposto a Cosenza ormai 20 anni fa per l'università, studio, con il discorso della musica mi integro parecchio in città e quindi comincio a costruire le mie cose,
e trovo una mia dimensione, decido di rimanere a Cosenza, fatto che casa mia comunque è dietro l'angolo, riesco a tornare spesso, quindi... Però il dubbio mi era arrivato, ma resto in Calabria, vado via, cosa posso costruire, cosa posso avere da questa terra, cosa posso fare, cosa posso lasciare da questa terra, cosa posso costruire di mio, come posso trovare la mia strada, appunto. E la risposta è questa, che sono stati 4 anni davvero tribolati, è stata molto lunga questa cosa, però oggi sono contento, stanco, perché è stancante, ma è bello questo tempo, e ho idea, ho la percezione di poter crescere molto ancora con quello che stiamo facendo. Quindi ad oggi credo che sia stata una scelta giusta, non tanto coraggiosa, perché alla fine si fa, oggi puoi spostarti, puoi viaggiare, il mondo è molto più vicino rispetto a tempo fa, quindi alla fine puoi dire vabbè, ma chi me ne frega, lo trovo, questo qua, faccio un lavoretto, non lo so, però l'idea era proprio quella di trovare la propria strada. Oggi vedo ancora tanta strada davanti e mi rendo conto che il fatto di averlo fatto proprio qua ci sta dando una grossa mano, perché sì, siamo pochissimi in Italia, ma il fatto di aver unito l'Italia in questo caso, perché dalla Sicilia a Lodi appunto non c'erano punti di riferimento su questo campo, quindi abbiamo davvero unito l'Italia in questo senso, qua per il termine ovviamente. ed è una bella sensazione avere l'idea di aver fatto la scelta giusta sostanzialmente. Sì. Sono sempre molto contento quando passo del tempo con voi. Bene, grazie Ilario. Speriamo anzi che ci sia modo in futuro, io butto lì la frecciata a Maria Teresa, al sindaco, che ci sia magari una raccolta di dei cash, magari una pubblicazione di qualcosa del patrimonio musicale di Santa Sofia, magari stampato su vinile con copie numerate, sarebbe una cosa bellissima. Un bel biglietto da visita, non sono un loro PR. Ora chiude il giro degli interventi Eugenio. Eugenio, bene lo conosciamo tutti, è un amico di Santa Sofia. Eugenio si sta occupando da qualche tempo con bravura e con la competenza che mette in tutto ciò che fa di intelligenza artificiale. Questo è un sintagma che può voler dire tutto e nulla. E quindi io seguivo quello che faceva così, un pochettino, come dire, con voglia di capire perché cos'è. E lui poi ha integrato il tutto con Zia Sofia, che è praticamente un applicativo di intelligenza artificiale che veste i panni di uno chef, ed è uno chef che ha nel suo bagaglio la cucina italiana. Quindi da questo la partenza per andare a proporre un nuovo linguaggio e probabilmente anche delle nuove ricette, un nuovo modo di intendere il cibo. Questa cosa è molto interessante perché da un lato non c'è sempre molta diffidenza su queste cose, dall'altro lato c'è la curiosità, quindi poi si gioca una partita e si vede chi vince. Ovviamente io spero sempre che vinca la curiosità in un mondo dove si gioca ancora, ma chissà se si gioca ancora la partita fra apocalittici ed integrati. Mettetemi nella squadra degli integrati, per carità. Prego, Eugenio. Allora, buonasera a tutti. Vabbè, ormai mi ha presentato Michele, quindi non mi perdo
in ulteriori presentazioni. L'argomento di stasera è veramente questo, un bellissimo evento, quindi io applaudirei Michele per il sindaco e tutta l'amministrazione per aver avuto il coraggio di organizzare un evento del genere che è, come dire, non facile da comunicare, ma allo stesso tempo di grande valore, quindi complimenti per l'iniziativa e grazie per l'invito. Grazie a te per averci E per quanto riguarda la mia esperienza, anch'io sono un emigrante, sono emigrato anch'io all'inizio degli anni 2000, ho fatto l'università a Reggio Emilia, poi ho fatto 15 anni di lavoro a Reggio Emilia, ho lavorato in azienda, poi ho fatto 10 anni di freelance. Nel 2016 però sono tornato qui a Santa Sofia e ho deciso di lavorare in smart working, quello che già nel 2016 io vedevo come un'opportunità, cioè lavorare da remoto, lavorare a distanza, e quindi poi, diciamo, dal 2020 poi si è sdoganato con la pandemia, con tutto quello che è successo, però lo smart working in realtà mi pregio, diciamo, ho il pregio di avere in qualche modo intuito che il mondo del lavoro stesse in qualche modo sempre di più avere meno necessità dell'ufficio, della presenza fisica. Quindi ho deciso di trasferirmi a Santa Sofia ed è stata la scelta più bella della mia vita. E questo è il tema su cui io poi voglio agganciare il tema della restanza, su cui io però ho un'accezione molto critica. Io non ho un'accezione filosofica, non ho un'accezione fatta di rigori, di bomboniere, di fiocchi. Io sulla restanza in Calabria ho tante cose che voglio dire, ho tante cose critiche di cui, che vorrei in qualche modo approfondire e approfittare dell'occasione anche insieme al sindaco per parlarne. Per quanto mi riguarda, comunque, per finire un po' la presentazione di chi sono io, dopo la mia esperienza da freelance, io ho avviato dal 2023, quindi dall'anno scorso, una startup che è stata riconosciuta come startup innovativa. È una startup specializzata in intelligenza artificiale e in realtà, oltre a Zia Sofia, il nostro prodotto di punta è Maestra Genia, che è un prodotto applicato alla didattica con una piattaforma software online raggiungibile da tutti gli utenti del mondo. Abbiamo già avuto 5.000 iscritti in Italia, ha parlato di noi Sky, Rai, Forbes e tante altre riviste molto molto importanti, innescando una discussione in Italia molto forte, tant'è vero che ci ha contattato il Ministero della Pubblica Istruzione attraverso dei loro interlocutori per poter avviare insieme a noi una sperimentazione su alcune scuole in Italia. Quest'anno, già da ottobre, noi partiremo con una sperimentazione con l'Università di Verona, dove porteremo l'intelligenza artificiale, la nostra piattaforma, con un test approfondito su un campione di docenti e studenti. In realtà la piattaforma è già operativa, è già disponibile, è raggiungibile attraverso il sito maestragenia.it. Da questo sito è possibile iscriversi, pagare una quota mensile dopo un periodo di prova abbastanza lungo di test, ed è una piattaforma in qualche modo che in Italia è pionieristica e che quindi è stata scelta anche dal Ministero come feedback, come piattaforma, come dire, di riferimento per l'intelligenza artificiale applicata allo studio. Poi l'altro prodotto, un po' più orientato al marketing, è Zia Sofia, quello che un po' ha trainato la startup all'inizio. È un prodotto che ha dato un riscontro a livello mediatico incredibile, sono stati scritti più di 350 articoli su Zia Sofia, siamo stati su ANSA, anche due volte su Rai e tanti altri interventi. Zia Sofia è un prodotto che intende rivoluzionare il rapporto tra l'utente e il mondo food, che in qualche modo prima era basato sull'approccio
editoriale, libro di ricetta, per intenderci, video di YouTube. Zia Sofia ribalta il paradigma. L'utente ha in frigo due uova e un po' di tonno, ha la sua chef personale sullo smartphone, c'è un'app disponibile, interagisce, Zia Sofia personalizza la ricetta in base alle preferenze dell'utente. Abbiamo deciso al nostro investimento, e vi assicuro che su quasi, abbiamo avuto quasi 150.000 messaggi, non conversazioni, cioè non 150.000 utenti, ma 150.000 messaggi sono tutti a nostro carico in termini di investimento, nel senso che non stiamo in qualche modo facendo pagare l'app, quindi non ha un ritorno economico, ma perché noi vediamo Zia Sofia posizionata in termini di marketing, quindi stiamo in qualche modo lavorando con dei gruppi editoriali che vedono Zia Sofia appunto come un progetto editoriale di interazione con gli utenti, ma anche un prodotto tecnologico. Quindi Barilla domani può addestrare Zia Sofia sul suo canale, sul suo sito web, sui suoi canali social e presentare il proprio sugo con Zia Sofia e personalizzare ricette con Zia Sofia attraverso i loro prodotti. Ho semplificato molto, diciamo, il senso dei prodotti della nostra startup. In realtà la startup adesso si è strutturata, è entrata nell'ottica anche di alcuni acceleratori di Milano, quindi ci sarà, come dire, verrà presa in mano da dei dirigenti, quindi io sarò il cofondatore insieme ad una mia amica che è la moglie di Massimiliano Olivieri, che tutti conoscete, che in qualche modo ha creduto per prima in questo progetto, quindi lavora insieme a me in questa startup che sta dando in un anno delle soddisfazioni incredibili. Questo per dire che i due progetti, Zia Sofia e Maestra Genia, sono nati a Santa Sofia de Pilo e paradossalmente progetti, come dire, di questa portata hanno il potenziale di poter nascere anche una comunità molto piccola che in qualche modo noi vediamo come non evoluta dal punto di vista tecnologico, ma in realtà offre delle opportunità importanti. Una tra queste è il silenzio, una tra queste è la tranquillità, che in qualche modo stimola la creatività. Sono prodotti che in realtà io, nella carta d'identità di Zia Sofia, non c'è scritto Santa Sofia de Pilo, ho scritto Serra Risotto, perché in realtà sono nati proprio nella pace della campagna sofiota, in qualche modo. E questo io lo vado a dire poi nei vari eventi che abbiamo fatto. Abbiamo fatto la settimana scorsa a Lugano, insomma siamo stati a Pisa all'Internet Festival con la RAI che ci riprendeva, insomma è stato RSI, la TV svizzera ha fatto un video che ho pubblicato sui miei canali social la settimana scorsa, quindi diciamo che in qualche modo è motivo di vanto chiaramente e di orgoglio questi progetti e che poi però, tornando un po' al tema della serata, fanno riflettere sul tema appunto della restanza. Io, come dicevo prima, sono stato un emigrante, poi sono tornato, quindi oltre al tema della restanza c'è un altro tema a fianco, che è il tema, ne parlavamo prima, della ritornanza. Cioè tutte quelle persone che sono andate fuori, dobbiamo trovare delle occasioni, dei motivi, dei link affinché queste persone possano tornare, e ce ne sono tantissime. In ogni casa, in ogni famiglia sofiota c'è qualche persona che è fuori. Perché ho un approccio critico sulla restanza? L'approccio critico è l'approccio, in qualche modo, non voglio dire polemico, è quello di perdersi in troppe chiacchiere. Io ho un approccio molto pragmatico sul tema della restanza. La domanda di partenza è: cosa dobbiamo fare affinché le persone restino o tornino nel nostro paese, affinché il paese non scompaia? Perché poi il paese andrà incontro a problemi, il paese, le comunità piccole, non mi riferisco chiaramente solo a San Sofia, ma andrà incontro a problemi ancora più grossi con l'autonomia differenziata che sta entrando in vigore. Quindi sarà sempre più difficile per le comunità piccole sostentarsi laddove non c'è, da parte delle istituzioni politiche e da parte delle persone, la cultura di in qualche modo rimboccarsi le mani e dirsi cosa dobbiamo fare affinché le nostre comunità sopravvivano
e quindi sostengono il tema della restanza e il tema della ritornanza? Partendo da questa domanda, nel mio piccolo le soluzioni che ho in mente sono abbastanza semplici e partono un po' da quella che è la mia esperienza. Io sono tornato giù ed era molto difficile, perché immaginate, io chiaramente la mia clientela da freelance, oltre a dimenarsi tra gli F24, tutti conosciamo, è ovviamente spesso condizionata dai vari, come dire, riunioni, clienti da andare a trovare, raggiungere, eccetera. Quindi logisticamente è molto difficile vivere a Santa Sofia, però oggi la tecnologia ci offre l'opportunità di poter dettare l'agenda, di poter dire e fare quello che noi vogliamo. Ad esempio, imporre ai clienti, io per esempio ho imposto ai miei clienti, o lavorate con me o facciamo le call online. Cioè, educare il cliente, educare l'interlocutore a meno spostamenti, che oltretutto fa bene all'ambiente, e a più, come dire, più riunioni a distanza che in qualche modo sostituiscono un po' il tema della famosa riunione, il tema del famoso incontro, che spesso, come dire, molti vedono come necessari, ma che non lo sono affatto. Quindi il tema della restanza deve passare da una consapevolezza digitale, tecnologica, da parte di tutti noi. Oggi i ragazzi dovrebbero essere, partendo dalle scuole, educati, consapevolizzati, a familiarizzare con gli strumenti digitali utili, perché il digitale non è soltanto TikTok, i balletti su TikTok, non è soltanto Instagram, il digitale è anche LinkedIn. Chi di voi è iscritto su LinkedIn? Lo utilizzo. Chi di voi lo utilizza? Pochi, non lo utilizzo. Pochissimo. Questa è una domanda importante da farsi. Chiediamo nei nostri casi chi dei nostri ragazzi utilizza LinkedIn. Utilizzano veramente in pochi, vi assicuro. Io ho fatto, ovviamente, un'indagine su chi delle mie conoscenze sofiote, spesso lamentose, aggiungerei, sono iscritte su LinkedIn e non è iscritto praticamente nessuno. Le persone che sono iscritte su LinkedIn, guarda caso, sono le persone che lavorano. Quindi c'è un problema culturale che parte da noi. Chi utilizza Instagram? Molto di più. Ma non è la demonizzazione di Instagram, io ci porto il pane con Instagram, io non lo demonizzo, però voglio dire, è un discorso culturale, fare in modo che i ragazzi si educhino a utilizzare lo strumento digitale. Se una persona come me, io non ho, ho l'esperienza, ma non ho grandi capacità, è riuscita in qualche modo ad avviare una startup incubata, accelerata, da Santa Sofia, lo possono fare in tanti, ma anche un lavoro da freelance. Oggi è possibile, i dati lo dicono, i posti fissi stanno crollando rispetto a, che ne dica la Meloni che considera il posto fisso 2 giorni di stage, perché i dati vanno visti e vanno analizzati. I dati che sono appena usciti sull'occupazione sono dati farlocchi, perché tengono conto di non tengono conto del fatto che il lavoro precario di 2 o 3 giorni viene considerato come posto occupato. Non è così. Quindi, già sradicare dalla mente l'ideologia del posto fisso a tutti i costi è un passo in avanti. Qui abbiamo delle esperienze, c'è Iano, c'è l'esperienza che hanno appena raccontato, Cioè, il fatto di poter dire io oggi con una partita IVA, apro la partita IVA, ha dei costi, sì, ma poi le tasse le paghi in base a quanto guadagno. Quindi non è così, non è un demoniaco aprire oggi una partita IVA. È possibile aprire una partita IVA e fare qualsiasi tipo di lavoro. La mia compagna che oggi, che stasera sarebbe potuta essere qui, ma purtroppo per lavoro non è potuta essere, lavora anche lei da remoto, con la parità IVA con il Canada. Cioè lei lavora con una multinazionale che si occupa di traduzioni per i videogames, quindi va a testare i videogames, a trovare gli errori da un punto di vista linguistico, e lavora da Santa Sofia con una multinazionale, quindi parla con uffici a Los Angeles, con uffici di Montreal, e
eccetera. Tra l'altro la tua compagna non è nemmeno di nascita italiana, quindi è una tripla restanza. È una tripla restanza, esatto. Ma quello che voglio dire è che ci sono talmente tante opportunità sul digitale che oggi è facile in qualche modo potersi costruire una propria carriera professionale a Santa Sofia, vivendo nel meraviglioso territorio che noi abbiamo. Io dicevo prima, è stata la scelta più bella della mia vita, perché io ho raddoppiato la produttività rispetto alla mia vita lavorativa a Reggio Emilia. Perché a Reggio Emilia ero sempre costretto a fare la riunione, prendere il treno, andare a Milano, andare a Mantova. Santa Sofia mi sono autoimposto di evitare tutto questo e ho raddoppiato la mia produttività. Ho raddoppiato la mia creatività e lavoro da Dio a casa, a parte quando sparano i fuochi d'artificio sotto casa. Ma al di là di questa battuta, cioè è davvero così. Oggi sedersi davanti a un computer dalle 8 di sera, dalle 8 di mattina alle 5 del pomeriggio, c'è talmente tanto tempo in una giornata che si possono fare anche 2-3 lavori. Un'altra tendenza, questa che leggevo proprio in questi giorni, è che c'è un termine proprio in inglese tecnico che parla di questo, cioè la possibilità che uno non venga etichettato nel fare un solo lavoro, può fare più lavori, perché col digitale è possibile. Quindi dobbiamo, e in questo caso io do la mia disponibilità, la mia esperienza, spero che anche dal punto di vista istituzionale ci sia un'attenzione maggiore a una consapevolezza digitale. Per esempio, un tema molto importante, io qui a Santa Sofia ogni 2-3 settimane ricevo una telefonata da persone di Santa Sofia, sconosciute però io che non conosco, che sono state truffate o hanno avuto problemi legati alla sicurezza informatica. Phishing e quant'altro. Phishing, eccetera. Questo è un altro tema sensibile delle nostre comunità, soprattutto delle nostre comunità, perché è normale che le nostre comunità hanno un'età media un po' più in là, quindi hanno meno confidenza, no? Non me ne vogliano, però hanno meno confidenza per gli strumenti digitali e quindi sono più vulnerabili. Non è una colpa. Io sono più vulnerabile rispetto ai miei nipoti, perché sono già boomer rispetto a loro, hanno già un linguaggio completamente diverso. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono delle opportunità veramente importanti, quindi già per esempio un lavoro potrebbe essere quello di poter assistere le persone o creare dei corsi legati alla sicurezza informatica, alla cyber security. È una cosa che se non avessi tutti gli impegni che ho, io farei, perché potrebbe essere un business in qualche modo redditizio, potrebbe sostenere una professionalità, un ragazzo a muovere i primi passi sul lavoro. E i ragazzi questo oggi lo hanno già nelle proprie corde, non devono andare a studiare, tra virgolette, perché è già per loro è già nativo questo linguaggio. Quindi il tema della restanza ha un problema, cioè il problema è fondamentalmente, mi sto riportando sempre al lavoro, perché il problema fondamentale della restanza oggi è che le persone se ne vanno perché non c'è lavoro. Le persone non se ne vanno perché lì è più bello e qui è più brutto. Vi assicuro io che è più bello qui, perché lì c'è l'umidità, fa caldo, fa più freddo, qui è più bello. Dal mio punto di vista qui è molto più bello. Le persone se ne vanno perché non hanno opportunità, ed è colpa nostra perché non riusciamo a inculcare questa cultura, posto fisso, digitale, eccetera, eccetera, ma ovviamente vale anche per altri settori. Io parlo del digitale, certo. Però vale nel campo dell'agricoltura, il coraggio di poter avviare delle attività anche collaterali, ma che hanno a che fare con l'agricoltura. Quindi la mia accezione critica rispetto alla restanza è che dobbiamo in qualche modo fare uno sforzo, andare a fare un passo in più, cercare di pensare al lavoro. Quindi Giuseppe, tu prima l'hai detto in un certo senso, ed è una cosa che è passata anche in quello che diceva Eliana, in maniera diciamo più soft in quello che diceva Ilario, che non bisogna infiocchettare la malinconia. Una cosa molto importante, una cosa, esatto,
bella, sì, forte, che insomma che è passata. Sì. Sì, 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 io... Questo del si stava meglio quando si stava peggio, però era che buono il formaggio fatto con... una delle più importanti... Una delle più grandi fake news che gira è che adesso ci sarebbero meno opportunità rispetto ad allora. Ma assolutamente no. I nostri genitori non avevano l'opportunità di poter lavorare da serra di Zoo con New York, Los Angeles, Canada. Non avevano questa opportunità. Non c'era tutto questo, tutte queste enormi possibilità. Se fate una ricerca su Google a freddo così e cercate le nuove professioni che ci sono oggi, vi impressionate di qua, vi rimarrete in qualche modo sorpresi dalle possibilità che ci sono. Cose impensabili oggi possono essere monetizzate in qualche modo. Quindi c'è un problema, diciamo, culturale qui. Io lo noto qui, perché già in Emilia è diverso, almeno in Emilia io ho dei ragazzi, c'erano vicino a casa mia c'era una scuola che faceva il Coder Dojo, non so se sapete che cos'è, cioè educano i ragazzi piccoli a giocare con il codice. Questi ragazzi qui hanno buone probabilità di diventare gli sviluppatori, programmatori di domani. Giocano, loro si divertono, quindi giocano, ma in qualche modo stanno programmando, stanno sviluppando la loro mentalità da programmatore. Il programmatore oggi è il lavoro più pagato al mondo, con l'avvento dell'intelligenza artificiale lo sarà di più. E poi l'altra cattiva notizia è che con l'avvento dell'intelligenza artificiale il posto fisso non esisterà più. Questo è un dato di fatto. L'impiegato comunale non esisterà più. Noi stiamo, tra le cose che stiamo facendo la startup, abbiamo un progetto pilota, un concept dove implementeremo un chatbot all'interno dei siti web del comune. Il chatbot viene addestrato ogni giorno su tutte le circolari che arrivano, le leggi, le procedure, e risponde in tempo reale via WhatsApp. Quindi io devo fare la carta d'identità, adesso vado all'ufficio comunale e chiedo all'impiegato, domani scrivo su WhatsApp. E quindi che senso avrà l'impiegato comunale? Che senso avrà l'impiegato postale? Non avrà più senso, sarà tutto gestito dall'intelligenza artificiale. Quando dicono vi ruberà il lavoro l'intelligenza artificiale, è certo che vi ruberà il lavoro. Il lavoro è chiaro, ma ci saranno altri lavori. È la storia che si ripete. Quando arrivarono i social, stesse dinamiche di adesso. L'intelligenza artificiale adesso è un terremoto, è un'onda che sta prendendo tutto. Ma è successa la stessa cosa con i social. Quando non c'erano i social, la comunicazione delle aziende era, mettiamo un'azienda commerciale, era assoldare dei veri e propri eserciti con commerciali che chiamavano ogni giorno le persone per vendere i prodotti. Arrivarono i social e con un messaggio, con una pagina aziendale pubblicata su Facebook, ai tempi, già Facebook è preistoria adesso, ma ai tempi si pubblicava la pagina Facebook e poi c'era la chat, non aveva più senso il lavoro del commerciale, vecchio standard, del telefonista. E quindi è la storia che si ripete e si ripeterà ancora. Quindi l'educazione, la formazione è fondamentale affinché le persone poi restino, se no se ne vanno. Quindi possiamo raccontarcela, suonarcela, cantare, fare tutto, però poi dobbiamo ricondurre tutto a un livello più concreto. Quindi formazione, educazione, dal mio punto di vista, e la ricerca. Poi c'è un altro aspetto e concludo, è che potremmo come comunità, e qui ci sono degli esempi su cui potremmo fare il cosiddetto copia e incolla, ci sono delle comunità che nei paesi come il nostro, che sono in collina, vicini al mare, vicino alla montagna, immersi nel verde, potrebbero diventare in qualche modo attrattivi per un certo nomadismo digitale di rientro, quindi persone. Adesso c'è un fenomeno che molti sviluppatori, molte
persone che in qualche modo fanno il lavoro che faccio io, lavorano in smart working, vanno a lavorare nei posti più tranquilli e più belli del mondo. Ma più che belli, cercano il posto tranquillo, però vicino al mare, vicino alla montagna, eccetera. Quindi noi possiamo in qualche modo, mi sembra che c'è anche nel programma, io ho letto questa cosa nel programma elettorale, spero che venga realizzato, c'è l'idea di in qualche modo attrarre tutte queste persone, che è ovviamente far restare le nostre, sovvenzionandole, aiutandole, incentivandole a venire qui, a lavorare qui, a far già l'economia. Lo si può fare. E gli esempi quali sono? C'è un esempio eclatante a Gran Canaria. Io sono stato nel 2016 perché volevo andare lì. Poi ho scelto di venire qui, però sono stato a Gran Canaria a verificare cos'era questo nomadismo digitale. Nomadismo digitale significa che chi ha delle competenze digitali è un nomade, appunto, nel senso buono in questo caso del termine, quindi è un nomade digitale che lavora girando per il mondo. A Gran Canaria hanno investito tantissimi soldi affinché si creassero delle opportunità, delle strutture, anche affittando case a poco prezzo, anche dandole gratis, cioè in maniera molto netta. Ovviamente quello è un posto molto bello, Gran Canaria, però non così bello, più bello rispetto al nostro, perché alla fine mediamente ci sono 2-3 gradi di differenza, probabilmente loro soffrono di meno a dicembre, a gennaio, a febbraio, ma non poi più di tanto. Da marzo a novembre noi abbiamo lo stesso clima che c'è oggi, ovviamente con il clima che abbiamo oggi è molto in qualche modo simile il clima che c'è qui rispetto a lì. Il mare è più bello del nostro, ve lo assicuro, perché lì è anche più freddo, è oceanico, quindi è freddissimo, lì c'è sempre il vento, qui ce n'è di meno. Quindi diciamo che dal punto di vista, diciamo, degli investimenti, della lungimiranza politica, visto che la nostra comunità non potrà mai pensare, un po' come mi fanno ridere, un po' come dice Occhiuto, ma noi portiamo le aziende qui, ma le aziende non verranno mai qui, ma anche se gli fai il 100% di sconto sulle tasse non verranno mai qui. Ma possiamo attrarre tutto questo esercito gigantesco da tutto il mondo di nomadi digitali, di nomadismo digitale, che può venire a lavorare nelle nostre zone. E questo crea un indotto non soltanto per l'economia del paese, ma anche per i nostri ragazzi. Si crea un bellissimo scambio. Quindi su questo io esorto l'amministrazione a pensare. C'è un esempio, quindi dicevo Gran Canaria, c'è un esempio italiano, per esempio, nell'entroterra della Sardegna. Hanno fatto dei progetti pilota, poi magari in qualche altra occasione potremo approfondirlo, dove in qualche modo portano le persone a lavorare lì. Quindi diciamo che, e chiudo davvero, promesso, il tema della restanza, io ho cercato a mio modo e con quelle che sono le mie conoscenze, le mie competenze, di dare una risposta alla restanza da un punto di vista tecnico e pragmatico. Quindi non aggiungo altro, anche perché ho parlato tantissimo. Prego. Mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa, perché io e Eugenio collaboriamo spesso. Insieme abbiamo creato un progetto per una persona proprio di Santa Sofia che ha delle capre e quindi lavora con il formaggio, e abbiamo creato Adotta una capra. Abbiamo creato la storia, io ho realizzato le fotografie e Eugenio ha realizzato il sito. E a un certo punto questo ragazzo che è del sito Adotta una capra ci ha chiamato e ci ha detto: per favore bloccate, perché io ho finito il formaggio. Cioè, pensate un po', era scoppiato questo sito, quindi veramente, come dice Eugenio, se c'è la volontà, se c'è l'idea giusta, veramente si può realizzare qualsiasi cosa. E non dobbiamo assolutamente abituarci a questa idea, perché in sole 24 ore ha fatto uscire un articolo di recente sulle 107 province in cui la qualità della vita è migliore, e la Calabria ovviamente è sempre nella parte finale, cioè Crotone è 107esima, l'ultima, Reggio Calabria poi ovviamente anche tra le ultime 5. E noi ci siamo quasi abituati a questo status, cioè per noi è normale, capito, che siamo ultimi, non fa niente, siamo ultimi, cioè invece non deve essere così, dobbiamo fare qualcosa per fare in modo che le cose cambino, semplicemente questo. Grazie Eugenio, hai portato un punto di
vista molto interessante, molto personale, perché poi ognuno declina questa cosa della restanza, no, adattando alla sua esperienza, è ovvio. Sindaco, avevi delle osservazioni anche tu, poi vediamo se ci sono dati al punto. Allora, io credo che sia veramente uscita fuori una chiacchierata davvero bella, interessante, e abbiamo fatto bene tra l'altro a registrarla, perché i messaggi che sono stati dati stasera secondo me sono veramente forti e che dobbiamo far arrivare a più persone possibili. Sono state dette cose tra l'altro veramente belle, quando Eugenio con molta enfasi ha detto che tornare a Santa Sofia è stata la cosa più bella. Sì. Cioè, sono cose che anche a me hanno fatto un po', come dire, commuovere, perché sentir dire questo è qualcosa che in qualche modo, ecco, l'hai detto anche veramente proprio con, sì, molta, sì, con molta enfasi, quindi e sono contento soprattutto per Eugenio, perché è qui stasera con noi, è la prima volta che per male ha un approccio, come dire, pubblico, ecco, quindi sì, ci tenevo un po'. Quando Michele mi ha dato conferma della sua presenza, sono stato veramente contento. Con Eliana, diciamo che ci sono state diverse occasioni, la conosciamo più perché per via della sua opera l'abbiamo, diciamo, in qualche modo ascoltata più spesso. Poi Ilaria mi ha dato anche una testimonianza, non lo conoscevo, ma ha dato una testimonianza veramente, veramente bella. Quindi davvero io devo ringraziarvi per quello che ci avete raccontato questa sera. E il nostro, come dire, impegno è quello di in qualche modo amplificare, ecco, quello che ci siamo detti questa sera, quello che ci avete raccontato questa sera, perché appunto forse, come un pochettino il messaggio che è anche trapelato un po' da tutti, è che siamo un po', l'ultima cosa che ha detto Eliana, siamo un po' abituati a lasciarci andare, ma tanto siamo qui, ma che dobbiamo fare, ma non, come dire, come se qui non c'è futuro, cioè come se a Santa Sofia non c'è futuro. Sicuramente ci sono tante criticità, che quello spetta più a noi amministratori andare a risolvere, o quantomeno a provare a risolvere. Parlo di collegamenti, parlo di lo spopolamento, a cui ho fatto cenno anche prima qualcuno di voi, che in qualche modo va quantomeno limitato, perché un po' la cosa è fisiologica, è naturale, perché parliamoci chiaro, la natalità è diminuita, ma di tantissimo, perché se penso che mio nonno aveva 12 fratelli e noi siamo in 3, magari più si va avanti, più comunque la natalità, vuoi non vuoi, prima una famiglia abitava una contrada, ecco, 3-4 famiglie comunque creavano, cioè un indotto di persone notevole, ecco, adesso non è così, però c'è anche comunque chi si sposta, e noi dobbiamo fare in modo appunto che chi si sposta fa come avete fatto voi, anche se ritorni, ecco, quindi questo deve essere, è anche il nostro compito, è sicuramente importante, questo. Noi stiamo puntando tanto sui collegamenti, anche ieri sera abbiamo avuto un incontro con i sindaci dell'Arberia, dei 5 comuni Arbrecci, perché stiamo cercando di ottenere da parte della provincia di Cosenza maggiore attenzione, perché purtroppo la nostra viabilità provinciale è ridotta veramente male. E questo lo dico, mi assumo anche le responsabilità di quello che ha detto, perché comunque sono cose tangibili e in qualche modo non dobbiamo poi guardare in questo caso ai partiti, non dobbiamo guardare comunque ai colori politici, dobbiamo pretendere e insieme dobbiamo fare in modo, ecco, che ci si viva meglio nei paesi, perché con il nostro il contributo, quindi con il nostro fare e con un insieme di interventi che vanno a rendere più vivibile un paese, penso che un paese come Santa Sofia può essere un posto veramente bello da poter in qualche modo vivere e frequentare, quindi io mi sento appunto di prendere questi impegni affinché in qualche modo si intervenga il più possibile nei nostri centri con qualsiasi tipo di intervento. Tra l'altro poco fa appunto Eugenio ha fatto cenno al lavoro, allo smart working, e noi appunto era un nostro punto del programma elettorale, tant'è che la Regione Calabria in questi giorni ha pubblicato un bando che prevede la concessione di contributi ai comuni proprio per chi trasferisce la residenza nei nostri comuni, nei centri sotto i 3.000 abitanti, per svolgere lavori smart working, quindi per pensionati o chi vorrà lavorare smart working, dando un contributo a questi soggetti di
di 5.000 euro, quindi noi abbiamo partecipato proprio oggi, abbiamo trasmesso la richiesta in regione, dovrebbero, se comunque la richiesta viene accolta, dovrebbero concederci un contributo di 100.000 euro da distribuire in questo senso qui, ed è una cosa appunto che per riscontrare quello che avevi detto. E io non mi sento di dilungarmi ancora, farei fare un intervento a Maria Teresa, perché anche lei è un'altra che, come dire, ha fatto, come dire, è ritornata facendo veramente tanto, quindi ci tengo, Maria Teresa, le parole devi dirci anche tu. Stasera faccio davvero velocemente perché io ci sono visto solo voi. Sono uscita stamattina alle 7, sono rientrata poco fa, quindi dal punto di vista di un insegnante, lavorare adesso privatamente un conto, un giorno poi magari sarà diverso, spero di avere poi più tempo libero da dedicare ad altre cose, non magari ore e ore nel mondo del lavoro, perché poi il mondo del lavoro è un momento un po' delicato, c'è da pensare anche a tante cose come le possibilità di partenza, perché magari non tutti hanno le stesse possibilità, ed è anche, questo diceva Daniele, fa parte dell'amministrazione, quindi capire anche da cosa si parte, perché un conto, poi sono un po' contro la retorica del chi vuole può, perché sì, chi vuole può, ma fino a una certa, perché quando uno deve un attimo arrivare a fine mese, a condizione che partenza in un certo modo, perché ovviamente vedo ognuno delle proprie possibilità, io vedo la mia di possibilità, io sono dei mesi, io lavoro. Se partiamo noi e gareggiamo con Marina Berlusconi, ovviamente partiamo leggermente svantaggiate. Io guardo la mia di piccola esperienza e anch'io sono andata fuori, anch'io ho studiato a Napoli, di voler tornare qua, all'inizio magari no, però mi è passato qualche mese, la prima volta sono tornata ho deciso di rientrare, e una volta qua ovviamente cioè, che fai, che non fai, sei riuscito a insegnare, quindi mi sono ovviamente, non dico buttata perché l'ho scelto di fare questa cosa, nel momento in cui non ho dovuto aspettare per la scuola e tutto perché le tempistiche le conosciamo come sono, ho detto che faccio, mi butto giù. A proposito della retorica chi vuole può, ho voluto e ho potuto e ho aperto la mia di associazione, quindi mi sono messa in gioco anche pur stando tante ore a dover fare magari ovviamente lezioni su lezioni, una volta sono a Cosenza, una volta sono qui, poi vado da una parte, vado dall'altra, faccio la trottola tutto il giorno, però come dico sempre arrivo la sera a casa che sono stanca ma sono contenta perché ho fatto quello che mi piace. E due, alla fine comunque a casa te lo porti lo stesso il pane, in certo senso, però so anche che ci sono tante persone che la possibilità non ce l'hanno, quindi io molte volte mi sento di stare un po' nel mezzo tra i fortunati e in certo senso i sfortunati, perché nel momento in cui puoi ti metti in gioco, le cose le fai e sono assolutamente d'accordo, dall'altra parte non è mai facile quando sei in situazioni un pochettino più complicate le nostre, perché poi ogni caso è a sé, quindi questa la cosa bella di stasera è stata proprio questa, che ognuno ha potuto portare la sua di testimonianza e quindi ogni caso anche di voi tre che avete portato la vostra è diversa, ma è comunque comune in quegli aspetti del volersi mettere in gioco, in un certo senso, mettiamola così, se si può fare tutto in tutte le parti del mondo, perché non farlo proprio a Santa Sofia nel nostro caso, o comunque decidere di investire in un certo senso, ma anche investire nel momento in cui tu hai delle scelte e scegli di fare questo semplicemente perché sei portato a farla. Poi non è una scelta giusta, una scelta sbagliata, non è che è giusto chi rimane qua e sbagliato chi se ne va e viceversa. In questo caso sono persone che hanno deciso di prendere questa strada e io ho deciso di prendere anch'io questa strada, ma è giusto anche ovviamente chi decide di prendere un altro. Io spero e mi auguro che ci siano sempre più persone che prendono questa strada, perché le possibilità ce ne sono tantissime, ne abbiamo parlato stasera, nel nostro piccolo ognuno fa il suo, come dicevo prima ho deciso anche io di prendere questa strada nonostante le difficoltà, comunque scherzavo ovviamente sul posto fisso per dire che comunque dal punto di vista dell'insegnante e poi ovviamente diamo tutto il bene, questo mese, ma spero che l'insegnante non venga costituito da intelligenza artificiale, se no qua ce ne andiamo tutti qua. Magari posso sostituire perché anche il problema dell'intelligenza artificiale mi pone questa cosa, che poi magari sostituendo quei lavori che sono sempre stati tradizionali, ovviamente tu sai meglio di me a
riguardo, c'è il rischio poi che la firma si ritrova a casa. Quindi poi come andiamo a trovare questo equilibrio tra torniamo qua, possiamo avere tutto quanto qua, però poi se non c'è la possibilità, quindi è difficile anche, però io mi auguro con tutto il cuore che questo equilibrio venga trovato, che ognuno riesca a fare così. Invece io sono fan dei fiocchetti della ristanza, perché si scherza, perché io sono comunque un po' malinconica sempre dentro in tutte le cose che faccio, e quindi vedere un po' i paesaggi di un certo tipo, anche vederla, ognuno la vede a modo suo ovviamente, la ristanza come ho detto prima. Non è vivere in un passato che non esiste più, essere malinconici in un certo senso, è quello di prendere questo passato ed attualizzarlo, quindi io lo sembra cultural flash, non si tratta di vivere in un Eden che non esiste, ma si tratta semplicemente di vivere il presente ed il futuro grazie a quello che abbiamo e portarlo in avanti con il tempo. Quindi spero sempre, mi auguro che questo equilibrio venga sempre trovato, quindi vi ringrazio. E speriamo che ci siano tante cose belle sia per voi e per tutti i presenti qui. Abbiamo delle domande, degli interventi. Franco e anche Angelo. Sì. Lasciamo prima il più giovane, prego, ti viene a prendere il microfono. Io giusto una cosa, una volta c'erano negli anni 70 una scuola marxista che voleva la piena automazione per liberare gli uomini dalla schiavitù del lavoro. Io sono ancora lì. Sì. Prima Eugenio diceva che le persone se ne vanno perché non hanno... mi chiedevo questa cosa, ma con la digitalizzazione dei prodotti, dei servizi, cioè come è cambiata? Cioè, avete notato delle differenze in termini proprio di persone che vanno via? Cioè, faccio un esempio, io ho avuto sempre il sogno di vivere a lezione, però l'università, quella più vicina, era Catanzaro o Messina. Diciamo che con l'università telematica sono riuscito a rimanere in Calabria. E ora l'accademia post universitaria è di Firenze, e prima del Covid si poteva solo andare a Firenze, invece ora grazie al Covid, cioè hanno dovuto digitalizzare tutti i prodotti, io seguo l'accademia da capo completamente, e in più lavoro come team leader in smart working come te, quindi mi chiedevo quanto la digitalizzazione dei prodotti e dei servizi può aiutare nel far muovere le persone. Grazie per la domanda. Allora, intanto facciamo il caso pratico, no? Ti laurei attraverso l'università telematica. Oggi volessi tu prendere l'iniziativa di fare lo psicologo di professione da casa, e io conosco degli amici che lo fanno. No, lo faccio anch'io. Sì, però ci sono delle piattaforme, e arrivo, che ti consentono di fare questo lavoro e scalarlo, nel senso che puoi crescere iscrivendoti a queste piattaforme, no? Uno Cloud, per dirne una, no? Iscrivi qui, ecco, questi sono prodotti digitali, idee che danno lavoro ad altre persone. Quindi il digitale è un ecosistema che è sterminato, è infinito. Aggiungo un altro aspetto sul digitale di prima. Occhio, perché anche il posto fisso oggi, io prima dicevo, il digitale non è soltanto per te, rispondo un po' a me, il posto fisso, dicevo prima LinkedIn, se andate nella sezione lavori e cercate full remote, la parola è full remote, e ci sono diverse offerte di persone che ti assumono per fare un lavoro, quindi con giusta paga regolarmente. Quindi io prima non ho aggiunto questo aspetto. Tornando alla tua domanda, i prodotti si stanno sempre di più evolvendo, e man mano che si va avanti ci sono sempre più possibilità. Quindi le piattaforme, i marketplace, cosiddetti marketplace, io ho una professionalità, una competenza, la metto a disposizione della comunità, la comunità attraverso quella piattaforma acquista la mia competenza. È uno scambio. Prima si andava in piazza, oggi c'è il marketplace digitale. E questo vale per lo psicologo,
qualsiasi tipo di lavoro, anche quella medica probabilmente, quella propriamente medica, si sposterà sempre di più verso l'aspetto consulenziale digitale. Quindi diciamo che ci sarà sempre di più un'evoluzione. Oggi stiamo assistendo a un grosso terremoto, quello dell'intelligenza artificiale, che non sostituisce il professore, almeno la nostra applicazione è nel disclaimer. No, scherzo, perché ne parlo sempre anche con gli studenti, no. È un argomento che ormai si parla sei meglio di me, quindi si scherza su questa cosa. Deve essere stato fra 10 anni, non ci siete più. Si scherza fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Perché noi a metà aprile, torno da te, metà aprile, quando è venuto fuori l'articolo sulla nostra piattaforma, su Orizzonte Scuola, che è un sito di riferimento, e vedo questo articolo, all'indomani ci troviamo a casella di posta elettronica con centinaia di me, ma centinaia di professori che ci insultano. Ah, ci siete arrivati, cosa farete?